Signori, ce l'abbiamo fatta, ecco qua. Le pagelle finalmente di Atalanta-Juventus. Vittoria dell'Atalanta per 1-0, gol di Malinowski, deviazione di Alessandro e Juve che purtroppo lascia altri punti per strada nella rincorsa alla Champions League. Ora abbiamo parlato in pausa pranzo ed è per questo che abbiamo traslato queste pagelle in un momento un po' inusuale rispetto al solito di questa nuova Superlega. Vedremo se appunto inizierà davvero ad agosto 2021 come si vocifera. Ad ora non ci sono ufficialità, le attendiamo nel caso, perché poi la qualificazione della Champions League verrebbe poi anche meno, perché non importerebbe più, però stiamo fantasticando, quindi io sto registrando in pausa pranzo, ve le porto poi questa sera. Ora raccontiamo un po' quello che è accaduto nella giornata di ieri, ma c'è One Football, questo tennis crescendo, proprio perché c'è un continuo, mille notizie una dietro l'altra. Magari questo video poi diventa già un po' vecchiotto appena ve lo porto questo pomeriggio. Quindi magari informazioni fresche su OneFootball lì non sbagliate, anche quando io non sto facendo video. Poi arriviamo, magari le commentiamo tutti insieme, scaricatevelo, compagno di viaggio super affidabile e che vi aiuterà un po' a capire anche tutti questi meccanismi inediti di un calcio che sta cambiando, si sta evolvendo. L'abbiamo detto, qui sopra le schede trovate anche gli altri video, l'altro video appunto della Superlega, i video precedenti su Atalanta-Juve, che ancora una volta è stata una partita purtroppo che dovremmo segnare in rosso in maniera negativa per quanto riguarda il risultato. Prestazione, secondo me, come abbiamo detto nella giornata di ieri, divisa tra fase di possesso e non possesso. Non si può assolutamente dire che sia stata una Juve tremenda, pessima. Lo è stata sotto il profilo offensivo, quello sì, è stata una Juve pessima là negli ultimissimi metri. Per tutto il resto della gestione della gara è stata abbastanza ok. Ora cerchiamo di non tornare a discutere della partita perché l'abbiamo fatta in precedenza, quindi oggi secche, pagelle secche, anche perché non è il primo video della giornata. Szczęsny, secondo me, ha fatto una buona prestazione, l'Atalanta stessa non ha tirato tante volte in porta ed è stato bravo a essere chiamato in causa anche sulla punizione pochi minuti prima del gol, deviando il calcio d'angolo, una punizione che andava veramente forte, andava nel set. Quindi Szczęsny 6 e mezzo, quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo, incolpevole sulla deviazione di Alessandro che va a regalare 3 punti importantissimi in qualificazione Champions all'Atalanta. Cuadrado, secondo me, migliore in campo per la Juve, 7 meno. Non dico 7 perché purtroppo non è riuscito a determinarla in maniera positiva, ma credo che in assoluto sia stato il giocatore migliore di quelli visti in campo ieri. Cuadrado, dove lo metti, sta l'ennesima prestazione super positiva in una stagione super positiva per lui, non tanto per la Juve purtroppo, non tanto per Pirlo purtroppo, ma sia con Sarri sia con Pirlo che con Allegri, Cuadrado è sempre stato uno dei giocatori più pimpanti, uno dei giocatori migliori. Quindi al di là degli allenatori, al di là degli schieramenti tattici, al di là della posizione, Cuadrado rimane veramente la luce nella Juventus. Dall'altra parte in realtà è un buio, perché è un giocatore che ha 32-33 anni, quindi non più giovanissimo. Purtroppo inizia a entrare nella fase calante della carriera. Sarebbe un peccato non trovare un sostituto all'altezza, ma in questo momento credo che Cuadrado sia uno dei giocatori migliori nel panorama calcistico mondiale per duttilità, per forma fisica, per rendimento in campo. Veramente un giocatore molto molto importante, una delle pochissime note veramente liete della stagione e che possiamo piazzare tra i migliori in assoluto della Juventus di Andrea Pirlo, di questa brutta annata che si avvia verso la conclusione, speriamo nel miglior modo possibile. De Ligt e Chiellini, secondo me, sono stati bravi entrambi, hanno fatto una buona partita. Ripeto, a livello difensivo io ho poco da recriminare. Penso che, meno male, la difesa, il centrocampo abbia fatto filtro, ci siano stati tutti i presupposti per parlare bene della Juventus in fase difensiva e anche sotto il profilo del palleggio e dell'intensità di gioco. Purtroppo quella davanti è mancato qualcosa, quindi 6 e mezzo Chiellini e De Ligt, secondo me, va dato. Hanno annullato anche bene o male l'attacco dell'Atalanta, se l'Atalanta non è mai riuscita a tirare in porta, anche a merito loro. Quindi niente da dire sui centrali difensivi, hanno fatto la partita giusta. Quando non rischi praticamente mai di prendere gol e lo prendi su una deviazione, c'è poco da fare. Alessandro forse è l'unico insufficiente della retroguardia, non tanto per la deviazione, perché sarebbe stupido dire questo, ma è l'ennesima conferma, l'ennesima dimostrazione per quanto mi riguarda di un giocatore che fa fatica. Io più di dire che fa fatica, faccio un po' fatica anch'io a spiegarvi. Nel senso, Cuadrado è un giocatore più internazionale proprio perché oltre alla fase difensiva ti mette e anche tanto fin troppo la fase offensiva.
Con Alexandro ho sempre l'impressione che attacchi poco e anche quando attacca vada sempre con la scelta più cauta, magari il retropassaggio, magari il possesso palla in orizzontale, che fatichi a forzare la giocata in fase offensiva. Quindi io vedo sempre più un Alexandro giocatore fuori dal concetto di ringiovanimento di Juventus e anche sotto il profilo offensivo. È un giocatore prettamente difensivo ormai, ha una mentalità prettamente difensiva, è un giocatore che sta facendo fatica davvero a collocare come un plausibile titolare. Non... E poi, se aggiungiamo che poi la deviazione lo va a beccare proprio lui, capiamo che forse anche la sfortuna non lo sta aiutando. La fortuna lo ha abbandonato, la sfortuna invece ci vede benissimo. Quindi io devo dare un'insufficienza non gravissima, un 5,5, tra il 5 e il 5,5, ma è l'ennesimo giocatore che non mi sembra dare quel qualcosa in più. Anzi, davvero... A livello di sfortuna forse sì, ma è quasi più un qualcosa in meno a livello di campo. Secondo me ha fatto una buona partita anche McKennie, anche in una posizione non sua, una partita da 6, non di più. Come una partita buona quella di Bentancur e Rabiot, anche qua io penso che siano partite sufficienti. Cioè io ieri ho visto tante volte Rabiot fare il compitino, a parte ovviamente come abbiamo detto nella difesa e Cuadrado che è stato il non plus ultra. Quella di ieri, una partita da 0-0 palese, per me uno 0-0 è una partita in cui non vai male, perché non vai male, ma non vai nemmeno bene. C'è stato un po' di movimento del pallone, sì, c'è stata un po' di intensità, sì, c'è stato del recupero palla, sì, però McKennie, Rabiot e Bentancur, io faccio fatica a dare più di 6 a tutti e tre, perché veramente sotto il profilo del non possesso palla, tanta roba, anche della sofferenza, tanta roba dell'impedire all'Atalanta di sviluppare il gioco, ok. Non c'è stato nulla, paradossalmente anche Chiesa. Chiesa probabilmente ieri ha fatto una delle sue peggiori partite alla Juve prima dell'infortunio. Non ha avuto spunti, non c'è stata la possibilità di avere uno spunto di Chiesa. Penso che sia una partita da 5 e mezzo. Tanti hanno fatto il compitino e Chiesa non ha fatto il suo solito, quindi la linea di centrocampo io la valuto così, che galleggia tra il 6 e poco meno del 6. Partite anonime, la partita ieri della Juve secondo me è stata anonima, come quella dell'Atalanta è stata anonima. Poi ripeto, fortuna, sfortuna, quelle ci vedono bene, ci vedono male a seconda anche del momento. Noi quest'anno non ci sta andando particolarmente bene, anche nei singoli episodi in cui si parla di fortuna. La partita secondo me è stata una partita bianca, cioè una tela completamente bianca nella quale non abbiamo saputo lasciare il segno se non qualche lineetta, qualche puntino, ma non c'è stata una linea marcata, non siamo riusciti a completare, non siamo riusciti a scrivere, abbiamo provato se andava la penna non andava, come dicevo ieri ci siamo dimenticati di attaccare. Cuadrado a parte che mi è sembrato veramente quello più voglioso di fare qualcosa, poco altro, purtroppo veramente poco altro, quindi... Io lo vedo così, Arthur poi entra male anche, uno che entra è Arthur, un altro che entra è Danilo, un altro che entra Kulusevski, i cambi non sono stati nemmeno impattanti, Arthur tremendo da 5 l'ingresso di Arthur, Kulusevski e Danilo non sono riusciti a cambiare passo alla Juve, anzi Danilo a un certo punto ha rischiato anche di farsi infilare su una delle poche occasioni che ha avuto l'Atalanta, su quel colpo di testa di Duván Zapata, uscito di pochissimo, quindi 5 e mezzo anche i cambi se non 5 ad Arthur perché veramente non è stato niente, io ripeto faccio fatica a valutare la partita ieri della Juventus come positiva. Tanti mi state dicendo: beh, non è stata una brutta partita, sì, però ripeto, neanche una partita da spunti, una partita nel quale posso trarre qualcosa a livello tattico, a livello motivazionale, a livello di risultati, perché poi la componente va sempre suddivisa. Io ho visto una buona Juve in fase difensiva, una Juve che ha giocato per palesemente lo 0-0, o se proprio viene il gol, arriverà. Lo stesso Dybala, secondo me non ha fatto una brutta partita, però Dybala ha una scusante, la prima titolare dopo X mesi, non ha ancora il ritmo partita, non ha ancora il ritmo partita delle grandi partite. La partita di Dybala cosa vuoi andare? Vuoi andargli 6 per la fiducia, come ha detto Pirlo, se vuoi andargli 6 per far capire che gli siamo vicini? Sì, però forse anche da 6 meno, forse anche da 5 e mezzo, non c'è stato mai uno spunto di Paolo Dybala, ma non è da Paolo Dybala che volevo lo spunto decisivo. Nel primo momento in cui torna a titolare, anzi, è stato incredibile vedere risolvere la partita col Napoli per quanto mi riguarda, per quello che è la preparazione fisica attuale del ragazzo. Quindi, vabbè, diamogli 6, ma anche lui si è abbassato, lasciava l'area libera, si inseriva magari McKennie in quello spazio lì, un po' di problemi antichi che abbiamo già visto varie volte, però sì. Ha fatto una partita discreta. Secondo me la Juventus deve distaccarsi. Quando si dice. Quello della Juve ha preso 6 perché ha fatto il compitino. Per me non è un pregio, non è un vanto, per me è un
grande difetto, perché alla Juve non ci può essere il compitino. Alla Juventus il compitino è quasi un fallimento. Come Pirlo che si dà il 6 di stima, io non l'ho letto come umile, l'ho letto come Pirlo che dice: guarda che non sono contento di quanto ho fatto fino adesso, mi salvo con una sufficienza, ma la Juve la sufficienza non ti salva, quindi la vedo così. E poi il peggiore in campo per me è stato Morata, che ha avuto l'unico che ha avuto le due occasioni, il nostro centravanti, però una palesemente sbagliata come l'andata, quel colpo di tacco ieri, quel pallonetto streminzito che si apporta anche sul sinistro. Il tiro sullo spunto di Kulusevski, che è stata l'unica giocata di Kulusevski da entrato, però anche qua, ripeto, cioè, penso che sia un po' poco uno che mi entra alla panchina e mi fa uno squillo che è un cross a pescare Morata, che tira e impegna Collini per la prima e unica volta nella partita. Cioè, a me è sembrato poco. Cosa vi devo dire, ragazzi? Io non posso dirvi altro. Per me Atalanta-Juve è stata una brutta partita. Cioè, non posso spiegarvelo in nessun altro modo. Quindi, vabbè, i voti dei giocatori discretamente difensori, con dei limiti, beh, sufficienti centrocampisti, ma gli attaccanti, poco incisivi gli esterni, le colpe, ripeto, come ho detto ieri nel video che trovate qui sopra, anche secondo me nell'allenatore, che qualcuno dice non ha colpe, l'ha preparata bene. Io, ripeto, una partita che la Juve mi prepara così, io non sono e probabilmente non sarò mai soddisfatto. Forse pretendo troppo dalla Juve, non lo so. Lo so bene che è difficile fare risultato a Bergamo, però credo che il dovere morale di provarci ci sia. Ammettere di non volerci nemmeno provare, io credo che sia un essersi arresi completamente all'evidenza e dire: oh, quest'anno siamo scarsi, facciamo 0-0. Cioè, non lo so. Io non, è una mentalità che non sposo e non sposerò mai, perché la Juve deve vincere le partite, secondo me. Morata ha fatto una partita, secondo me, da 4 e mezzo, sta continuando questo periodo un po' particolare. E queste sono le pagelle, non sono mai state così corte le pagelle, dato che abbiamo fatto solo queste. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, però, ripeto, non sono delle pagelle stratosferiche, proprio perché secondo me Atalanta-Juve, al di là del risultato che è pessimo, è stata proprio una partita brutta, brutta.